Come on. You know why? Because we're so grazie per l'iscrizione tanto caro. Datemi un secondino. Opa, dai. Dovreste sentire un po' di bordello dal microfono, ma non vi preoccupate. Eccoci qua. Adesso dovrebbe andare. Yes. It's picchiaduro time. Buongiorno, buonasera. Se mi sento doppio, buonasera figliuoli e figliuole e benvenuti a un altro live del Pregianza in anticipo rispetto al solito, per un motivo molto semplice, perché stasera devo uscire e devo uscire leggermente prima del solito, quindi ho iniziato leggermente prima del solito. Questo mi costerà spettatori, ma tanto vale fare la live comunque. Comunque, stiamo giocando a King of Fighters 15. Per chi non lo sapesse, ragazzi, è uscita la open beta su PlayStation Network. Non so se è uscita anche altrove, ma è plausibile che sì. È obiettivamente un gran picchiaduro da giocare. Per chi non lo sapesse, ragazzi, King of Fighters 14 ha avuto un successo passabile, nonostante un comparto tecnico abbastanza atroce. Il 15 migliora notevolmente quel comparto tecnico, pur mantenendo il 3D. Gli SNK non sono particolarmente eccelsi nel fare dei giochi tridimensionali, ma va detto che così già esteticamente il gioco, secondo me,
è una spanna sopra al 14, non che ci volesse tantissimo, ma insomma, diciamo che sono passati da fare giochi graficamente atroci a giochi comunque piuttosto decenti. Questo ha una grafica passabile, ma non è la grafica il punto fondamentale di King of Fighters. Questo è un picchiaduro estremamente tecnico, ragazzi, che riprende alcune delle meccaniche del 14, che comunque rispetto al 13 era stato ampiamente semplificato, a mio parere, reso molto più accessibile. Sì, qua usano la Real Engine, barbone Joe, e direi che ha funzionato. I personaggi disponibili sono 8, ve li faccio subito vedere. In selezione membro possiamo andare a vedere. C'è scritto selezione membro non perché sono dei peni ovviamente, ma perché King of Fighters è un picchiaduro strutturato in team da 3 persone. Come vedete il roster infatti è bello gigantesco, perché sono squadre a tutti gli effetti. Sono 3 personaggi per team, voi potete mescolarli come volete, ma normalmente i King of Fighters hanno delle campagne con dei finali legati ai 3 team. Non è così da molto tempo, da un po' di tempo, però insomma ci siamo capiti. Hanno messo a disposizione chi? Ovviamente i 2 personaggi più iconici, Kyo Kusanagi e Iori Yagami, che sono un po' il Ryu e Ken di King of Fighters, anche se non c'entrano un cazzo con Ryu e Ken perché sono dei personaggi molto diversi, e sono tutto meno che degli shot. Kyo è un personaggio a recca e anche Iori ha dei recca, ma adesso li vedremo. Poi c'è Chizuru, che è sempre stata parte del team dei tre tesori assieme a loro due, anche se in alcuni giochi Kyo era parte del Team Japan. Poi c'è Yashiro, Shermi e Chris, loro erano un po' il Team Orochi, anche perché Chris, se siamo capiti. Yashiro, Chris e Shermi sono disponibili. Poi ci sono un personaggio nuovo che è Dolores e un altro personaggio che è relativamente nuovo che è Shunei, che dovrebbe essere un po' il protagonista del 14, cioè è arrivato tipo recentemente. Lui è arrivato con... trovo ancora che sia un personaggio esteticamente orrendo, Shunei, lo trovo veramente brutto, però non è un brutto personaggio da utilizzare, se non altro. Comunque, prendiamo Kyo, anche perché io ho sempre usato, come team in King of Fighters, ho sempre usato o Kyo Iori Terry o Shingo Iori Terry, il che, se siamo capiti. Sì, no, è veramente bruttarello Shunei. Kyo è da sempre uno dei miei personaggi preferiti nel gioco, non tanto per lo stile, anche se è migliorato negli anni, quanto per come lo giochi, perché è un recca character e io adoro il recca character. Se picchiamo Dolores, che è la nuova waifu che hanno messo, e vi faccio vedere un attimino com'è il gioco, così capite un attimino le meccaniche di base prima che facciamo qualche tirata. Ovviamente se c'è gente online, ragazzi, sarò più che lieto di giocare con la chat. Vedete, questo è uno degli stage nuovi, credo, con la band in preda alle convulsioni dietro. E gli stage di King of Fighters sono sempre divertenti perché di norma sullo sfondo succedono cose molto cazzone. Come vedete, King of Fighters funziona in modo piuttosto semplice. È un picchiaduro a 4 tasti, avete pugno leggero, pugno pesante, calcio leggero, calcio pesante. E fin qua dovrebbe andare tutto bene. La verità è che il gioco è estremamente più complicato di così, ovviamente. Questo è un titolo molto complesso. Come vedete avete una barra delle super. La barra delle super la potete utilizzare per fare varie cose. Il King of Fighters 15 è cambiato per un motivo molto semplice. Vedete quel Max Mode? Il 14 aveva il Max Mode. Quando voi lo attivavate vi costava una barra. Ora costa 2 barre il Max Mode. Nel Max Mode, nel 14, potevate utilizzare le mosse EX. Letteralmente sono come le mosse di Street Fighter, ragazzi, la versione potenziata delle mosse. Vi costavano, se non erro, 0 in Max Mode, e potevate utilizzarle per fare delle cose potenziate, cioè erano mosse che rimpallavano il nemico a schermo, ti permettevano di fare delle combo più lunghe. Vi faccio un esempio molto lampante: questa è una mossa di Kyo, questa è la sua versione EX. Questa non rende molto l'idea, ma per farvi un esempio, questa è una mossa di Kyo. Questa è la sua versione EX, che lancia molto più in alto, come potete vedere, e vi permette di scombare molto più facilmente. Anche questa, ad esempio, la versione normale di sto calcio è molto comoda, ma buttata a terra, se fai la versione EX, scombi subito dopo. Vedete che potete colpire. Quindi comunque le mosse EX sono notevolissime per le combo. La differenza è che, come avete visto, mentre in King of Fighters 14 le mosse EX le potevate utilizzare soltanto attivato il Max Mode, qui invece le potete utilizzare anche fuori. Però vi costano metà barra. Metà barra per una mossa EX. Sono dell'idea che ad oggi
con ogni probabilità, il max mode non sia più fondamentale come nel 14. Il max mode nel 14 era abbastanza centrale per fare i danni seri, qua invece secondo me con le mosse X puoi fare dei disastri. Un'altra cosa figa che hanno implementato del max mode è che tu puoi cancellare le mosse normalmente non cancellabili, tipo le special tipo queste, premendo max mode e attivando il quick mode. Se voi premete il max mode dopo una normal, potete come vedete, potete come state vedendo cancellarla e iniziare una combo che normalmente non potreste utilizzare. Da poi faccio vedere i rec di Kyogre, sono una figata. Però letteralmente voi piazzate questa che è una overhead, normalmente non potreste scombare, e invece adesso potete scombare. Se piazzo le combo, ovviamente. Riga, orusta mea. Riga, minese. Kyo, come vi ho detto, è uno dei miei personaggi preferiti perché funziona a recca. Al di fuori dell'avere dei cazzottoni atomici tipo questo e dell'avere questi calci estremamente utili, perché questi superano le fireball ovviamente, e ovviamente Loria, che è il suo Dragon Punch a tutti gli effetti, Kyo funziona a recca, cioè ha una serie di combo variabili. Potete fare quella base, dovete fare giù avanti e poi colpo, oppure potete variarla e farne varie varianti, tipo... Se mi viene Karashita, oppure Origa basso. Come vedete non scomba sempre. Se voi fate le variazioni, magari avete un colpo basso durante la combo, ma il secondo colpo ovviamente non è una combo, quindi state sacrificando una combo certa, buon danno, per fare altro letteralmente. Questa ad esempio è fantastica perché è letteralmente un mix up, cioè voi potete fare basso overhead o basso lancio. È favolosa come cosa. Potete anche attaccarci le super a quella roba lì, se non erro. Potete fare tipo ba 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 ba, oppure aspettate, va. No, non col pugno, devo farlo col calcio. L'ho presa? No, l'ho mancata. Grazie per l'iscrizione, Kelnoz. Riproviamo. Ah, giustamente anche questa. Che è un sacco simpatica. Oddio, poi cosa aveva d'altro? Vabbè, tante mosse allegre, fondamentalmente. L'ho presa? No, devo farla più velocemente. Adesso l'ho presa. Per farvi capire i danni che potete fare in questo gioco con una combo semplicissima. Grazie per l'iscrizione, Funky McBacon. Fai tanti danni con le super, come potete ben vedere. Alzo un attimo il volume che se no non vedo le iscrizioni. Arrivo subito. Sono state seghe con le recensioni di Pokémon Diamante e Perla. Vabbè, non mi sorprende. Comunque sarebbe una cosa. Però trovo ridicolo che ci siano degli NDA su un gioco che è vecchio di una vita e che è uguale al vecchio. Comunque, vabbè. Dicevamo, come vedete, è un bel picchiaduro dove le mosse e i danni li potete fare con una grande facilità alla fine della fiera. Il problema qua è l'esecuzione. Il gioco è molto più complesso di quello che appare. Al di fuori del max mode che vi ho spiegato e del solito uso della barra per fare mosse X o per fare le super, nel caso delle super voi ne avete variate, variabili ovviamente, quella che ho usato era una di quelle che costava tanto. Questa è la sua super che costa tanto, se la fate in max mode viene potenziata, e questa è la sua super, quella proprio cazzutissima che però costa un botto atomico. In max mode viene potenziata, ma capite che insomma questa fa dei bei dannoni. Kyo è molto potente come personaggio, è sempre stato estremamente forte, io l'ho sempre adorato perché vabbè ci fai le combo facile. Ah, tra l'altro ha questo calcio doppio basso che è favoloso perché lo puoi cancellare, se lo fai abbastanza velocemente puoi letteralmente cancellare dopo un medio, fai medio calcio, bam bam, balabam, e via così. È assolutamente un assassino, che io non va assolutamente sottovalutato. Ma veramente un sacco di dà veramente un sacco di schiaffi, è un personaggio che ho sempre adorato. In King of Fighters avete anche la schivata, questa vi permette di schivare i proiettili e di passare attraverso l'avversario.
Tipo, se voi colpite potete andare dall'altro lato e colpire. Ovviamente vi lascia scoperti se passate dall'altro lato, ma al contempo è prendibile. Voi potete prendere, le prese sono avanti più pugno, avanti più calcio pesante. In base a dove decidete di utilizzarla cambiate la direzione. Quelle col calcio vi fanno andare dall'altro lato, quelle col pugno vi fanno andare avanti. Se voi schivate e uno vi prende, vi pigliate la presa. La schivata non è vulnerabile alla presa. Inoltre vedete il salto, ecco. King of Fighters ha addirittura tre tipi di salto, se non mi ricordo male. Ha il salto corto, che vedete che è un salto breve, è bastardissimo perché vi permette letteralmente di fare degli overhead veloci, mentre il salto alto è piuttosto telefonato e ti aspetti che ti stia per arrivare un overhead. Il salto basso non è così telefonato, perché se io decido di colpirti basso, ti colpisco basso. Ha tre tipologie di salto. Il salto corto è letteralmente giù avanti, già giù su, ed è assolutamente favoloso quando volete fare delle porcate di questo tipo qua, che tipo non volete fare un overhead, l'avversario non sa cosa aspettarsi. Ovviamente io qua sto continuando a sbagliare l'input, ancora una volta ho sbagliato l'input. Oh, ma ce la faccio? Ce la fai, Luigi? Giù su, giù su. Perché non me lo prende? Ma che cazzo. Oh, adesso me l'ha fatto. Qua. Capisco come mai. È strettissimo negli input sto gioco, cazzo. È veramente molto tecnico. Quindi anche solo per fare i salterelli è balordissimo. Anche questo ha le autocombo. Gli hanno messo le autocombo. Se fate leggero, 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 fate la super. Se cambiate l'ultimo colpo, cambiate super. Se cambiate l'ultimo colpo, potete anche non fare la Superman, attaccare con il colpo normale. Ah, Dio, questa come si faceva? Non mi ricordo. Oddio, forse non so. No. Comunque, lista comandi. Fatemi vedere qualche altra mossa. Sì, era Shiki. Coso. Va bene. Ah, ok, era quella EX. L'EX che... L'EX che va fatta... Fa. Questa è un'altra. Sì, è così. Quell'EX era super figa. Va bene, Kyo è un personaggio della Madonna comunque. Vabbè, come vedete ha tante cose. Non solo, ci sono anche queste mosse che lanciano a muro, dopo cui potete scombare, e varie mosse che ti permettono fondamentalmente di fare dei contrattacchi in guardia, levarti dal cazzo in guardia, eccetera eccetera eccetera. È un gioco molto più complesso di quello che appare, ragazzi. Come vi ho già detto, si parla di un titolo con esecuzione molto molto stretta. Qui non è come Guilty Gear Strive o molti dei picchiaduro moderni dove puoi spammare i colpi. No, qua se sbagli il timing delle mosse non ti esce un cazzo. Quindi letteralmente se io premo, se io cerco di spammare le combo, non mi funzionano, devo farle col timing giusto. Se cerco di farle 1, 2, è venuta uguale, sto giro. Potete rallentarla leggermente, ma l'input deve essere perfetto, sennò siete fottuti. Perché adesso ho preso il timing, ma sennò non mi verrebbe il cazzo. Tra l'altro, le finestre per legare le mosse sono incredibilmente strette, quindi se non la attaccate automaticamente, tipo premete un secondo dopo questa, non vi viene un cazzo, dovete cancellare il primo colpo assolutamente. E dovete farlo velocissimo, vedete che... se no non ve lo fa. È molto molto difficile, ragazzi, non è un gioco assolutamente per principianti. È stato in larga parte semplificato rispetto al 14 e al 13. Oddio, il 14 era più o meno così, forse anche più basic. Il 13 era terrificante ed era una roba difficilissima da padroneggiare. Ciao Garo, alla prossima. È davvero davvero duro da padroneggiare, è un picchiaduro per giocatori con notevole esecuzione. Si puoi fare il buffer molto in anticipo, Caustriere, assolutamente sì, però questo non vuol dire che sia facile da fare le combo, cioè per dire anche solo legare un leggero non è una cazzata, cioè anche perché per dire Kyo può legare i Rekka ai leggeri, ma c'ha tipo una finestra da 2-3 frame al massimo e se la sbagli sono cazzi tuoi. Vedete, è da 3. Però Kyo può farla. Ovviamente poi c'è anche la possibilità di cancellare con le super, che non sempre viene. E via così.
Va bene, termine addestramento. Vi ho fatto vedere un attimino le basi del gioco molto rapidamente, senza stare troppo nel dettaglio. Il gioco è molto complicato. Io vorrei fare un incontro in stanza. Io non so se c'è qualcuno che c'è. Non so se c'è qualcuno in chat che già ha il gioco e vuole giocare. Io vorrei farlo in stanza, l'incontro, ragazzi. Quindi vorrei settare una stanza. Versus team o versus single? Facciamo versus team, perché vabbè, scegliamo tre personaggi almeno. Membri della stanza facciamo 6. Lost regna, facciamo così. Al meglio del singolo scontro, perché gli scontri se ne ho tre personaggi sono più duri, sono più lunghi. Timer 60. Impostazioni privacy privata da trovare con il D, va bene, vediamo chi arriva. Crea una stanza. Metto una stanza privata. L'ID credo sia quello lì in alto. 680677. Non so come vada online, ragazzi. Oggi ho fatto solo un po' di pratica. Se volete entrare, l'ID credo sia quello lì sopra. Così facciamo qualche partita. Io, come detto, ragazzi, non sono un bravo giocatore di King of Fighters. È una serie a cui non sto dietro da anni. Non sono più pratico e, come detto, io non ho mai avuto una grande esecuzione, che poi è anche il motivo per cui non sono stato più dietro King of Fighter. È diventato sempre più tecnico andando avanti, poi si è un attimino placato, però è molto complesso comunque come gioco. Dario è entrato, perfetto, benissimo. Cos'è occupa il posto? Come faccio a fare start? No, perché ho questi personaggi qua? Perché ho questi personaggi? Va bene, non so usarne due perché li dovevo selezionare nella stanza. Ho fatto la cazzata. Grazie Ale per l'iscrizione. Vabbè, Dolores non la so usare. Shunei lo so usare male. Kyo almeno lo so usare. Giocherò a cazzo di cane, Dario. Temo che sia così l'unica modo che ho per vincere. Proviamo. A febbraio se la vede male Linku, però io credo che i giocatori esperti di King of Fighter giocheranno comunque King of Fighter. Comunque dopo devo cambiare assolutamente team. Preso. Preso. Un rollback frame. Non so come va. Minchia, Shermie l'hanno sempre. Shermie è troppa, non è tanta. Shermie è letteralmente troppa. Volevo fargli un... Non ha funzionato. Shermie è troppa anche nelle mosse, come potete notare. Aia. Che pain. Non so come ho fatto a prenderlo lì. Ho sbagliato, non volevo fare questa. Presa. Ah, maledetta Shermie. E adesso che cazzo faccio con Dolores? Spammerò mosse a caso, vediamo cosa tira. Waifu battle. Ok, Dolores spara questi proiettili qua. Va bene, quindi questo. Ah, colpisce dietro questo, va bene. C'è del pericolo. Questa cosa fa? Madonna, si è preso. Non ho capito neanche che cazzo sto facendo. Mi ha preso. Mi ha mancato.
fa molto male. Non so usarla. Vediamo se con Kyo riesco a recuperare. Preso. Aia. Presa. Presa. Ok, quindi io ho un pochettino ripreso, vediamo. Chi manca? Ok, Shunei time. Ok. Qui c'è stato un momento di rollback un po' a cazzo di cane. Infatti i rollback frame sono diventati 5. Preso. Sì, Shunei sembra preso da un gioco di Nomura. Devo assolutamente cambiare team. Devo capire come si cambia nelle lobby. È una open beta, sì, ragazzi. Kyo sempre mazzate e morte. Comunque, no, devo. Allora, no. No, 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 no. Aspettate, lascia la stanza, sì. La rimetto al volo, eh. Dove cazzo cambio team? Dove cambio? Come cambio team? Ma... tasto opzioni? Personaggi registrati. Ah, qua devo farlo così. Team 1. No. Voglio modificarli, sti cazzo di team. Modifica. Allora, non Shunei, ma Iori. Non lei, facciamo Chris. Rosso. E poi Kyo. Rosso. Red team, confermo. Va bene, ok. Sì, voglio salvare questa impestazione. Riapro la stanza, ragazzi. Sì, non è brillantissimo il fatto che non ci sia nella stanza l'opzione. Forse c'è nella stanza, ma... comunque, l'ho stregna... privata, va bene. Sarà cambiata il... crea una stanza. Sarà cambiata il codice adesso, ragazzi. Il nuovo codice è questo, entrate pure. Siete i benvenuti. Rispetto al 14, che te ne pare al momento, Willy? È difficile capire al momento quanto il max mod sia stato indebolito, nel senso sospetto che non sia assolutamente forte come nel 14. Mi sembra molto simile come gameplay, è fatto piuttosto bene tra l'altro, mi sembra avere un gameplay più che valido. È molto execution heavy, quindi comunque è un gioco difficile, ragazzi, non è una passeggiata di gioco, da gestire più che altro come personaggi e cose. Mi sembra di livello superiore comunque. Oddio, è entrato Schiacci. Oh madre di tutti i cazzi. Oh madre di tutti i cazzi proprio. Sì, Schiacci, guarda. Chi sta giocando? Chi? Non capisco. Sono già contro il perfetto. Direi che la vivo malissimo. Io a King of Fighter non ho proprio la minima possibilità di farcela contro Schiacci. Cioè, non ce l'ho in generale, ma almeno negli altri giochi me la gioco. Qua la vedo grava. La vedo veramente grava.
Qui la vivo veramente male. No, non va assolutamente bene. Non sono assolutamente capace. Starting with the schiaffis. Siamo in recca. Questa è parabile. Ah! Me la son giocata meglio di quanto mi aspettassi, ma non c'è stato verso. E adesso però. Pessima mossa, pessima mossa. Questa non è stata una grande idea da parte mia. Ah! Va bene. Va bene, autocombo e via. Autocombo e allegria. Chi sono io per dire di no? No! Sto per morire? Sì. Cazzo, che male. Ok, Kyo. Male, male, male. Sospetto che con gli si sia allenato molto con gli Ashiro. Brutta mossa. Non so neanche perché l'ho fatta, sinceramente. No, sono morto. Niente da fare. Un personaggio e due terzi, con chi ho giocato malissimo. Ho giocato paradossalmente meglio con Iori, che dove stavo difensivo e scappavo come un codardo. GG, schiacci, GG. Che schiaffi comunque, porca vacca. Ok, a chi tocca quindi? Dario? Sì, non è Nero, ragazzi, è Yashiro. Tra l'altro, personaggio molto meno, meno. Molto più tamarro. Dario è uscito dalla stanza. Ok, quindi tocca a. Non lo so. Ma va bene. Beh, intanto prendo schiaffi prevalentemente. Non so come si fa. Ah, così fai, ok. Che cazzo. Ho iniziato con Kyo. Va bene, iniziamo con Kyo e chiudiamo con Chris. Così, a cazzo di cane. Yashiro lo vedo molto usato, mi dà l'impressione di essere un personaggio fortarello in questo gioco. Non lo conosco bene, è l'unico che non ho ancora provato in allenamento. Scusa. Ma ancora schiacci? Che strano, sembrava un altro. Allora.
questa fa male. Fa molto male. Porca miseria. Sapevo neanche se counterà via così, però sa, devo dire la verità. Ai ai ai. Queste sono le combo, no? Non so fare le combo in questo gioco, ragazzi, sono una merda. Aiuto. Scampo. Morto. No, beh, ragazzi, a livello tecnico non fate neanche paragoni con gli Arc System, per carità di Dio. Qua non è ingiusto farlo, ve lo dico con grande sincerità. Preso. Ciao proprio. Massacro. Mi ha distrutto con Kyo quasi no damage, sì. Con Kyo mi ha rotto proprio il culo a sto giro. Prima mi sono mediamente difeso, a sto giro mi ha proprio sfondato. Completamente proprio. Ma quindi chi è l'altro che c'è in stanza? Scusatemi, ragazzi. È Jazzelpanzer. Ok. Ho fatto ancora Kyo prima. È un gran gioco, Chef Gauss. Nel senso, a livello tecnico non è ovviamente paragonabile ai migliori che ci sono in giro, ma a livello di meccaniche è una figata. Nel senso, è un gioco molto avanzato. Io non sono dietro a King of Fighters da troppo tempo, non li so giocare purtroppo. Non riesco proprio a fare le combo bene. Dovrei allenarmi molto di più. Però è un gran gioco. Perché non me l'ha fatta? Armor, cioè almeno. Scusatemi. No, oh, che cazzo è successo? Non ho capito perché non è partita neanche la super e mi sono preso in faccia l'Oria, ma va bene. Evidentemente non ha frame di vulnerabilità e l'ho sopravvalutata malissimo. Non avevo iniziato malissimo contro Schiaccia, adesso sto giocando malissimo, veramente di merda però. Abbiamo avuto la stessa idea. Le super fanno cagare. Non sto... Questa è utile perché esplode dopo. Non sto capendo che cazzo devo fare. Cioè, le super non hanno frame di vulnerabilità, quindi vanno utilizzate solo in combo? O ci sono delle super con delle frame di vulnerabilità e non mi sto confondendo io? Non lo so. Quella come cazzo la si ferma? No, proprio le super non hanno
la minima capacità di counter, quindi le puoi solo utilizzare. Le puoi soltanto utilizzare in combo, se no non hanno alcun senso. Mamma mia. Sto prendendo veramente gli schiaffi della morte. Va bene, quindi le super a vuoto in questo gioco sono una pessima idea. Se non lo si fosse capito. Proprio una pessima idea. Quindi vanno utilizzate assolutamente con un senso, se no sono solo morte. Va bene, imparo forza di schiaffi come giusto. C'è mai? Sì, nel gioco c'è, Vajvix, non c'è in questa beta ovviamente. Non c'è assolutamente nella beta. Ma mai Shiranui c'è. Ok, cerchiamo di giocare decentemente. Perché ho proprio giocato malissimo le ultime due partite. Round 1, ready, go! Ancora l'orina. Ancora? Forza. L'hanno preso. Tra l'altro non... si moria. Pessima mossa. Ok, 2-1. Shermi con il very curvaceous power come sempre. La schivata qua. Male, schiaffi, morte. Mi ha preso. Sono ancora vivo. Sbagliato. Questo errore mi costerà. Vabbè, ne ho vinto una almeno. Fafo, sì ma no. Nel senso che hanno cercato di fare uno stile grafico un po' più stilizzato, con queste linee molto, molto segnate, che lo fanno quasi apparire come un... come se fosse in... come dire, come se fosse in cel shading. Ma mentre King of Fighters, mentre Street Fighter ha uno stile molto più cartunesco, quasi disegnato, questo comunque si vede che
è più plasticoso, mettiamola così. Quello stile lì l'avevano fatto di più in Samurai Showdown loro, gli era uscito meglio lì. Questo comunque è più bello graficamente di Samurai Showdown, ma stilisticamente non è che sia propriamente una bomba. Sì, graficamente, ragazzi, è meglio del 14, ma ancora non ci siamo. Però come picchiaduro è un gran gioco. Aia. Aia. Insomma... Basta. Esci da sto angolo. Si è tirato indietro apposta. Madonna mia, ma l'angolo come cazzo mi levo dai coglioni? C'è la meccanica in guardia per levarsi dalle palle in realtà. Dovrei usarla e non la uso. Tra l'altro Schiacci usa perfettamente il saltello, che altrimenti è la roba migliore di sto gioco e io non riesco a usarla. Come cazzo? Ok. Beh, almeno questa cosa qua permane talmente tanto che è saltato giù pure lui. Oh, ecco, questa qua era la meccanica di cui parlavo. Quella che io non sono riuscito a usare, ma lui invece sapeva usare. Che cazzo di wake up Oria che mi ha fatto, tra l'altro EX. 5 rollback frame, comunque, così tanti. Cazzo, il rollback c'ha i suoi problemini, mi sembra di capire. Male. Ok, ce l'ho fatta. Uno gliel'abbiamo segato. Già uno su tre è già una vittoria contro Schiacci. No, ma tecnicamente a me non dispiace, devo dire la verità. Cioè, ora noi lo stiamo criticando, ma c'è perché ci siamo abituati a... Mamma mia, gli schiaffi. Aia, Ughedeo. E poi? fuori dai coglioni. No, sono rientrato. Perché, Aligi? Perché? Perché sei rientrato nel suo range? ero uscito, perché sono ritornato? Ai ai ai, che male. Ma non ho capito. No, non è sbagliato, è... Sembrava avesse lo stesso avatar. King of Fighters 13 graficamente era eccezionale per un gioco in pixel art, ragazzi, però King of Fighters 13 aveva altri problemi. Il primo era l'online, il secondo erano i contenuti e il terzo era, vabbè, l'online, che era una merda. Qua almeno ci stanno provando a fare un gioco con un online decente. Go! Ok. Preso. Questa è alta. Mi ha preso. Ma. Shunei. Sì, è quello il problema. Gli Arc System sono talmente sopra tutti quanti a livello tecnico. Bravo, qua è stato furbo. Sono talmente sopra tutti a livello tecnico che ti viene quasi male a fare un paragone con perché non è che, cioè, ripeto, SNK non è esattamente un team tecnicamente straordinario, tutt'altro. Mamma mia.
Questa me la sono presa in faccia. Mi chiedo se... Questa però credo che abbia l'invulnerabilità. Si può morire di chip damage in King of Fighter? Non mi ricordo. I do not remember. Cominciamo. Usta. Resta lì, grazie. Sono una splendida ballerina di fiamme violacee. Oh no. Ci ho provato, non è andato. Ma va bene. Ce l'ho fatta. GG. Quanto, cosa darei per avere almeno Terry? Nel senso, nella mia scarsità, almeno avere personaggi che so usare. Nel senso, io ho sempre usato Kyo e Iori, quindi li conosco. Però Yaruga. This shit show. Nothing will stop this shit show. Va bene. Ah, lo schiaffi. Comunque penso che sarà un bel picchiaduro. Non so quanto sarà supportato, sadly, ma... Go! Oh, l'avevo letta, ma lui mi ha inculato lo stesso. No. No. Iniziano gli schiaffi. E tra l'altro, comunque, lo vedi, la vedi la differenza di uno che lo sa giocare, cazzo. Perché non lo puoi neanche fottere con le prese in avvicinamento, perché ovviamente usa l'avvicinamento quello corto. Quello che provo a usare io, ma non riesco perché la mia esecuzione fa cagare. Che minchia di schiaffi. Aia. Aia. Il salto breve. Sapessi usare, non riesco a usare il salto breve. Adesso l'ho usato. Anche no, però. Sì, comunque ogni tanto si teletrasporta il rollback qua, eh. Aia. Aia. Credo sia per quello che Schiacci non riesce a dar armi al 200.000%. Che ogni tanto non gli viene la roba perché il rollback lo tradisce. Se no finirebbe molto peggio. Aiuto. Sono morto. Grave.
Questo è anche un gioco molto adatto al... No. Fuck. Mi ha tolto il culo. Qua non c'è this being on this being this beam o type. Yashiro, yo. E dice io e sta per spaccarmi il culo. No, ma basta. Oh, ma basta. Yashiro, stati fermo. Che cazzo? Ti sembra a caso? Anche fermati. Oh, Yashiro, basta schiaffi. Per carità di Dio. Aia. Madonna, Yashiro, anche meno. Il rollback di questa beta, Zapper Cold. No. Non è super, lo vedo ballerino, non è terribile, cioè comunque centinaia di migliaia di volte migliore di quanto io non abbia mai visto, nei vecchi King of Fighters, grazie per le partite schiacci tra l'altro, centinaia di volte migliore degli altri stili King of Fighters per carità divina, però non è superbo, balla, alcune partite sono molto stabili, altre poi salgono iniziando ad avere 4-5 frame di rollback con i teleportini ed è un po' una merda. Ruined King l'ho portato live un paio di giorni fa a Tordal, cioè non è solidissimo, ora bisogna dargli tempo, il primo gioco con rollback che fanno è anche giusto che si allenino un attimino e lo sviluppino, però è già un passo avanti rispetto all'online che hanno normalmente, ma non è una bomba. Per ora ho giocato solo con l'Italia e già con l'Italia comunque dà dei problemi. Uscito. Vale. Ah, pensavo di fletterlo invece. Potrei dover uscire dopo questa partita, ragazzi. Datemi un secondino. Cioè, finisco questa partita, ovviamente. Che è il motivo per cui ho incominciato prima con la live. Bella cosa. Artiglio! Però è un bel gioco, ripeto. Lo sto apprezzando assai. Reach for the top! Ancora. Ho fatto quella leggera, ma non è bastato. Male. Questa ha invulnerabilità in partenza. Quella di Kyo no.
Non era quello che volevo fare. Bam. Vediamo se riesco a chiuderla o se mi batte lui. Non ho tanti punti vita. Preso male, mi ha fatto del male. Ria. Ria. Uno. Forse l'ho preso. Sì. L'ho finito anche in bello. A cartello. Bradabom. GG. GG. Non sono capace, ma mi viene quasi voglia di provarci. E il problema è che proprio qua padroneggiare il salterello in avvicinamento è fondamentale. E a me viene... non viene praticamente mai. Grazie per le partite, ragazzi, tra l'altro. Mi sono divertito un sacco, nonostante gli schiaffi presi mortalmente da schiacci. Come al solito, però, non è una novità. Bel gioco, continuo a dirlo. Secondo me è un gran bel picchiaduro, con delle gran belle meccaniche. Mi piacerebbe vederlo insomma proliferare un pochettino, ma l'uscita a febbraio potrebbe essere la sua morte. Spero che comunque venga supportato da una community abbastanza incazzatella, perché comunque ha una community molto hardcore King of Fighters e potrebbe funzionare per questo motivo qua. Datemi un secondino, un attimo, che ascolto il messaggio e poi vi dico. Confermo tutto, ragazzi. Al solito, vi si vuole un sacco bene, grazie per aver giocato con me. Febbraio sarà un bagno di sangue? Assolutamente sì. Grazie mille, come sempre, a chiunque si sia iscritto e abbia followato. Vi si vuole un sacco bene. Grazie a Schiacci per le partite e le lezioni di umiltà. Un bacione a tutti quanti. E nulla, ci vediamo domani con un'altra live di qualcos'altro. Un bacione, passate un buon weekend, divertitevi. Ciao ciao!